1-0. Calcio d'avvio per la Nissa. Lo avete in borsa. Primo gran tiro del Pro Favara. Passina. Passina. Nelle file del Pro Favara entra Mariano Cordaro. Calcio di punizione per la Nissa e sulla palla il capitano Firingelli. Fuori gioco di rientro. Decimo minuto della ripresa, calcio d'angolo per la Nissa. Punteggio fermo sullo 0-0. Mariano Cordaro, Totò Scillufo. Bravo!
Antonino! La pangola è stata più forte, ma è morto. Mariano Cordaro al centro, Marco Amendola. Aracchini che lotta come un leone ma perde la palla. Nuova azione per il Pro Favara che si spegne subito. Marco Amendola su Mariano Cordaro. Tortoglio! Ventisesimo della ripresa, calcio di punizione per il Pro Favara. Angelino! C'era il Grimoli che si faceva maniare. Bravo! C'era la fattura di un palo. Perdón.
occasionissima per il Pro Favara. 35esimo della ripresa, punteggio fermo sullo 0-0. La classe di Totò Scillufo. Accendono i cuori e i cori della città di Caltanissetta. Attenzione, attenzione, contestazione al 40esimo del secondo tempo. Arbitro che estrae il cartellino rosso. Della ripresa, calcio di punizione per il Pro Favara e sulla palla va Totò Scillufo. Fuori, fuori! Vai al pino! Così! Firingeli. Fuori gioco. Quando è? 5 minuti. Di recupero Baracchini, fuori gioco, anche il portiere Daniele Pandolfo per quest'ultima occasione per il Pro Favara di pareggiare. Si improvvisa, attenzione, attenzione, Daniele Pandolfo. Redarguito dall'arbitro, vediamo un cartellino estratto, ma ha commesso un brutto fallaccio, è solo giallo. Palmintelli di Caltanissetta. Nissa batte Pro Favara